posso andare? Allora, tutto quello che ho detto ora era solo a beneficio, quindi posso andare tranquillamente. E avremo solo un microfono, parlando dell'arte del maestro Walter Manfrè, siciliano di Messina, da sempre innamorato, appassionato di teatro. Pensate che inizia giovanissimo, per diletto, per passione, ma poi frequenta la scuola di recitazione del Teatro Stabile di Catania e quel lavoro iniziato per passione diventa stabile. Come attore è stato diretto da tanti grandi, Andrea Camilleri, Franco Enriquez, ma metterei anche Aldo Trionfo e poi, mi consenta, Mario Landi, perché proprio qualche sera fa ho rivisto in televisione una trasmissione, un frammento di Un 2-3 con Ugo Tognazzi e Raimondo Vianello. Stiamo parlando della televisione del 1959, Landi all'epoca era un autore televisivo, lavorava alla RAI, poi ci fu quell'episodio della ripresa, Gronchi De Gaulle, che furono insieme al teatro, quella caduta di Gronchi, loro hanno voluto portare in scena quello sketch, la RAI all'epoca, la censura era molto dura, tagliò tutto, ma come regista ha diretto tantissimi artisti. Io faccio alcuni nomi: Nando Gazzolo, Raff Vallone, Pupella Maggio, Giuseppe Pambieri, che proprio qui Atto Unico ha ricevuto il premio alla carriera, Carlo Delle Piane, Ottavia Piccolo e ancora tante, Paola Pitagora e tante altre ancora. Dicevo, lei nel pomeriggio è stato qui per questa presentazione del libro, parlava anche di questa definizione che è stata data dal grande Ugo Ronfani, e allora parliamo di un teatro senza pubblico o di un teatro con il pubblico che viene trasportato, quasi condotto per mano durante lo spettacolo, ma mi consenta la definizione che più di ogni altra amo, è quello dell'abbattimento, dell'annullamento, della distanza tra il pubblico e l'attore, anzi il pubblico viene tirato in ballo nello spettacolo senza mai incidere o modificare la trama. Io ho parlato, ora vogliamo sentire lei. Allora, intanto volevo dire che sono frastornato per questa interpretazione di Saro Minardi, perché è difficilissimo trovare un attore veramente così bravo e generoso. Era da tanto tempo che non mi capitava di assistere a una performance di un attore a questo livello di bravura. Lui ha le mie stesse radici, perché in anni seguenti ho frequentato la scuola del Teatro Stabile di Catania, che adesso versa in condizioni abbastanza precarie, ma che pur senza dare luogo a nessun artista, a nessun primo attore, diciamo, se non vogliamo mettere Leo Gullot, insomma, non è riuscito poi, peraltro, dopo Turiferro, a esprimere, forse per pigrizia, un altro attore, un altro primo attore di livello veramente nazionale. Il mio teatro nasce non da una banale contestazione, e io credo che sia questa la differenza fra quello che io faccio e quello che fanno tanti altri cercando di ripercorrere la mia strada. A un certo punto, se tu ami veramente il teatro e vuoi dire qualcosa, devi cercare il modo di comunicarla. Questa comunicazione si interrompe quando il teatro, quando il pubblico teatro comincia ad annoiarsi e non ti segue più. Quindi, se tu hai voglia di farti ascoltare, e noi che stiamo sul palcoscenico lo sappiamo quando al pubblico è piaciuto quello che abbiamo fatto, stasera Saro andrà a casa convinto, ed ha ragione, di aver fatto una cosa bella che è piaciuta moltissimo.
Però quando ci chiedono alla fine di uno spettacolo come è andato lo spettacolo ieri sera, tutti bene, hanno applaudito. E infatti è vero, perché la colpa è del pubblico che applaude sempre, anche quando ci danno delle cose oscene o non abbiamo capacità di giudizio, però noi ce ne andiamo a casa senza portarci niente dietro. Io mi accorgo che quello che faccio e continuo a fare invece lascia l'apertura a un dialogo, non perché non si è capito e quindi vogliamo sapere cosa voleva dire quello, perché in un mio teatro si capisce benissimo. In questo senso è teatro popolare, perché il mio teatro lo capiscono tutti, è fatto della, volto alla ricerca degli autori italiani contemporanei, e i più grandi autori italiani contemporanei fanno parte del mio spettacolo più rappresentativo, che è La Confessione, e hanno aderito a, costruendo dei monologhi appunto in esclusiva per il mio spettacolo senza pretendere una lira. Quindi tutto questo mi ha riempito di soddisfazione e soprattutto mi ha dato lo stimolo per continuare a lavorare in questa direzione, rivolgendomi direttamente e singolarmente, a volte sembra impossibile, ma al singolo spettatore, tanto che poi, dove nessuno pensava che si potesse arrivare, io ho fatto uno spettacolo sempre sul testo di Giuseppe Manfredi che si chiama La Cerimonia, dove si lavorava con un attore, con due attori e uno spettatore in un grande ristorante seduti al tavolino di un bar. Alla fine ci si accorgeva che questi attori, questi personaggi erano morti, e quindi lo spettatore realizzava sull'ultima battuta di essere morto anche lui, e veniva lì un brivido terrificante, perché dopo un'ora e 10 minuti di un dialogo serratissimo ci si accorgeva che quello che era stato raccontato faceva parte invece di un presente che era collocato in un al di là che sembrava uno strano ristorante. Ecco, questo per fare un esempio di quello che è il mio lavoro. E vorrei ringraziare questa città e gli amici che ho qui, perché hanno capito, quando io sono venuto qui ospite di Sabina Pangallo, che aveva partecipato a una delle prime edizioni della Confessione, e si sono messi insieme a lavorare a questo progetto, che continua anche adesso, oggi, dopo il suo debutto nel 1993 e dopo essere stato ospite del Piccolo Teatro di Milano, di Strehler, del Festival di Avignone, insomma veramente ha girato il mondo, ancora continua con l'inserimento di testi nuovi, di autori nuovi, perché vanno sempre modificati e attualizzati. Lei, maestro, ha ricordato Le Confessioni perché il naturale scenario per Le Confessioni è stata proprio la città di Noto, ma continuando con il segmento che più le appartiene, il teatro della persona, come non ricordare la cena, il sì, viaggio e anche il letto, sì, per fare alcuni nomi, sì, e riprendere alcuni titoli. E fra l'altro il suo è un teatro che ha valicato i confini dell'Italia, perché va in giro per tutto il mondo, Perù, Argentina, Austria, e tante altre città, Francia, Inghilterra, e quindi è uno spettacolo che è gradito dallo spettatore, che diventa, come dicevamo prima, anche se per qualche minuto, attore. Ma le volevo dire, lei poc'anzi ha fatto un riferimento ai maestri del Novecento. Ecco, in questo momento il teatro italiano gode di ottima salute, e non mi riferisco esclusivamente ai testi, squisitamente all'elemento tecnico, ma visto i tagli che ci sono alla cultura e soprattutto al teatro, oggi il teatro è in grado di potersi esprimere con quei pochi fondi che arrivano dalle istituzioni? Io sono in questo caso controcorrente, ma sono convintissimo di questo, essendo stato una vittima della non raccomandazione. Ho raggiunto con le mie forze il massimo che potevo raggiungere. Quando ho visto che a Roma non riuscivo
neanche nel momento di maggiore successo che avevo, mi chiamavano all'estero, a entrare al Teatro Argentina, perché era un teatro politico. Ho fatto due conti, ho capito quali sono i teatri politici e quali sono quelli invece dove tenuti quelli dai privati, no? Che quindi magari hanno il difetto di dover fare degli incassi, però comunque tu se glielo chiedi magari te lo danno. E allora ho cercato di attuare questa tattica, chiedere ai grandi teatri di farmi occupare le loro sale, i loro foyer, i loro corridoi. Però io lo facevo al Piccolo di Milano, non sul palcoscenico, perché mi dicevano: se ti mandiamo sul palcoscenico con 20 spettatori, il nostro statuto ci proibisce, essendo in perdita già. Ci deve essere sempre il Pienoli, no? No, ci deve essere. No, no, ma non bastano 20 spettatori. 20 spettatori è già in perdita, perché se già hai 20 attori, al minimo sindacale sono 50 euro, voler essere buoni, e a quanto fai pagare gli spettatori? Anche se ci fai pagare 50 euro hai solo i soldi per la paga. Cioè il mio teatro è assolutamente antieconomico, e io mi sono innamorato naturalmente di testa di Franco Cordelli, e lei sa sicuramente chi è, e siamo diventati amici intimissimi. Una sera a Volterra, quando demmo a lui un premio anche a lui per la carriera, e io gli ricordai che avevo letto un suo pezzo che cominciava: il teatro è per sua natura povero, chi capisce questo va fino in fondo, perché vuol dire che lo ama, e non lo ama per i soldi, ma lo ama perché il teatro è comunicazione, il teatro è la nostra vita. Adesso si comincia a capire cos'è il mito, che cosa vuol dire. Il mito è un insegnamento della nostra vita, perché è dentro l'uomo, è dentro il cervello dell'uomo, e noi dobbiamo lavorare in questa direzione, far capire che è necessario rifarsi alla storia che ci raccontano questi nostri scrittori di un tempo, di 5 secoli prima di Cristo, e che ci dicono quello che succederà. E tutti i grandi veggenti della tragedia classica, che sono come tutti, come ha dimostrato Camilleri, ciechi, sono ciechi perché vedono più degli altri e vedono il futuro, e studiando il passato noi potremmo migliorarci. Ma oggi purtroppo a me sapere che viene ucciso da un balcone un nigeriano, o anche che viene ucciso e avvelenato il cane che ha salvato tante vite, ha cercato di salvare tante, per me è la stessa cosa, perché siamo, quelle cose sono frutto del male che sta prevalendo sul bene. Questo è un concetto cattolico, ma è purtroppo è anche giusto. Allora io sto lavorando in questo senso, sarà anche l'età, e non ho più la necessità di vedere una esibizione di un attore che ha una tecnica strepitosa e che però non mi lascia niente. Non è il caso di stasera, perché già mi sono espresso, e questo mi riempie di gioia e mi fa superare anche dei momenti di grande depressione, e non mi fa pensare ai tagli, perché il mio teatro è fatto, e chi lo capisce si è tagliato già da solo. Sì, si è, no? Tagliato da solo, sì, è vero. Maestro, siamo arrivati alla fine, continuerei perché è piacevole chiacchierare con lei, ma siamo arrivati alla fine perché la nostra trasmissione dura 10 minuti e già mi fanno segni, e non vorrei che ai segni seguisse qualcos'altro. Volevo semplicemente dirle che da questo momento in poi la scena sarà tutta per lei, per le sue confessioni, per il premio che riceverà tra qualche istante, un premio che le viene consegnato al termine della 10ª edizione della rassegna teatrale Atto Unico. Ma io credo di esprimere il pensiero di tutti, è un premio che viene dalla città di Noto per quello che lei ha creato. La ringrazio per la sua disponibilità, complimenti e in bocca al lupo per il futuro. Grazie, grazie a lei, maestro. Grazie tanto.